Buongiorno a tutti, buon sabato ragazzi, eccoci qua. Io anche stavolta sono senza Bruno. Bruno ha pensato di andare in vacanza, visto che può andare all'estero e non può andare in Italia. E porta i suoi saluti a tutti voi. Lo ritroveremo presto. Niente, questa è una puntata particolare. Ho voluto parlare di una tematica molto a cuore alla gente, quindi parliamo del settore dello spettacolo e quindi delle discoteche, con due big, diciamo, di questo settore. Uno è il titolare dell'Odissea di Spresiano, Giannino Venerandi, e l'altro è il cantante e il produttore discografico Omar Lambertini, che già lo conoscono tutti quelli delle piste da ballo, perché con i suoi spettacoli movimenta le sale, movimenta la gente con la sua grinta. Ci vediamo tra poco, non andate via, prima un po' di pubblicità che guardiamo i nostri amici. Fermi lì e torniamo subito. Eccoci qua, bentornati, e adesso io mi collegherei direttamente con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento Omar Lambertini, cantante e produttore discografico, buongiorno, e il titolare dell'Odissea di Spresiano, Giannino Venerandi. Buongiorno ciao, ragazzi, ciao, grazie per essere venuti, mi fa molto piacere. Ho fatto questa puntata proprio sul settore, quello un po' più ultimamente in fermento, quello un po' più incattivato, come si può dire, quello del settore dello spettacolo, del ballo, quasi abbandonato, diciamo. Quindi per me avervi qua è un piacere, un onore, anche siete per me portavoce di questo periodo, anche proprio per le persone che ci stanno ascoltando adesso. Quindi avendo Omar Lambertini, che comunque è un big di tutte le orchestre delle sale da ballo, oltre che anche un bravissimo produttore discografico, perché stai tirando su giovani, stai tirando su cantanti, stai facendo belle cose, vedo, con la tua casa discografica. Sì, Suonami, così, vero? Siamo fermi dal 23 di febbraio 2020, ci hanno dato una piccola illusione l'estate del 2020, ma a distanza di un anno da questa terza guerra, mi consentite di definirla tale, noi sembriamo proprio dimenticati, un settore lasciato proprio nel dimenticatoio, con dei ridicoli ristori. Non si rendono conto che dietro c'è una filiera, ma soprattutto c'è un sacco di famiglie che vivono, non dico alle nostre spalle, ma sono dei nostri dipendenti, perché le orchestre da ballo sono a tutti gli effetti delle piccole medie imprese, con 7, 8, 5 dipendenti, nel mio caso ne ho 8. Ma poi ho 8 dipendenti con l'orchestra, ho 2 dipendenti con la Suonami, che è la mia etichetta discografica. Tutte persone che sono in cassa integrazione, ma ovviamente quanto durerà questa cassa integrazione? E poi la cassa integrazione 500-600 euro, si fa tanta fatica arrivare a fine mese, ma soprattutto togliere, noi non è che chiediamo tanto, chiediamo di poter lavorare, perché ci è stata tolta la dignità. Toglierci il lavoro vuol dire togliere alla persona la propria dignità. Dateci delle regole da seguire, dateci dei protocolli da seguire, ci adegueremo, ma essendo dei professionisti, noi ci metteremo in condizione, se ci danno dei protocolli da seguire, noi li rispetteremo e potremo ritornare con le adeguate precauzioni a svolgere la nostra attività. Questo è quello che si chiede da un pochino di tempo anche, quindi cominciamo, come hai detto te, ad essere un attimino anche nervosi, arrabbiati, perplessi, delusi perché quando un'azienda sta ferma ha dei costi fissi che cambiano a seconda del tipo di attività. Io ho 2 capannoni, è un anno che continuo a pagare chiaramente gli affitti, però gli introiti sono fermi. E
ognuno di noi ha i propri investimenti, da il leasing per i pulmini, i camion, l'attrezzatura. Diciamo che la situazione comincia ad essere insopportabile a questo punto, a più di un anno da quello che un anno fa era un'emergenza, ora io non la considero più un'emergenza, quindi siamo un po' arrabbiati, questa è la mia considerazione, lascio parola. Immagino Omar, infatti per me era importante anche portarti qua, portare qua anche come esponente quindi anche dell'imprenditoria, quindi Giannino Venerandi del noto locale Odissea, che è sempre, cioè, è un locale rinomato, un locale molto amato, anche noi a Omar ci siamo visti molte volte lì perché anche tu hai suonato, certo. Hai fatto le tue belle serate lì, sempre un locale apprezzato, la gente gli manca proprio, gli manca tutto questo. Sì, allora di nuovo buongiorno a tutti, ciao Omar, ciao Valentina. Grazie delle parole anche di Omar, che più o meno sono in linea con il mio pensiero e quello di tutta la categoria dei gestori. Sicuramente noi abbiamo, come ha detto Omar, avuto una piccola illusione l'estate scorsa per chi poteva operare all'aperto, perché non si poteva ballare al chiuso. Questo è stato sicuramente un boomerang, perché non tanto per quello che è venuto fuori poi come considerazione su contagi e quant'altro, perché la trovo una pagliacciata quella che hanno accreditato al nostro settore causa di prolungare dell'epidemia, anche perché i motivi sono ben altri, potrei farvi un elenco ben lungo. Però quella illusione dell'estate è stata appunto tale perché ci ha fatto riorganizzare i locali per chi poteva farlo e ci ha creato costi ancora da sommare a quelli che già avevamo precedentemente, quindi non abbiamo neanche fatto a tempo organizzare le attività che poi ce le hanno richiuse. Sicuramente capiamo che la nostra attività, come quella degli stadi o concerti, è sicuramente tra le più delicate per il, diciamo, l'assembramento che può essere motivo di trasmissione. E quindi, per quanti protocolli andiamo a mettere in atto, noi viviamo di assembramento perché c'è poco da fare. La gente vuole ballare, stare vicina, salutarsi, baciarsi, eccetera. Quindi questo è indiscutibile che ci può essere un problema da quel lato là. Quindi io dico, la prima cosa è sostenere le attività come la nostra e come tutte quelle che hanno perso il fatturato e hanno solo che aumentato i loro impegni, debiti e stress di tutti i generi. E quindi prima un grandissimo ristoro, che non è quello appunto che è arrivato, perché è una briciola rispetto a quello che ci chiedono costantemente, ma anche che avevamo come impegni precedenti. Chiaramente, non avendo le attività in moto, non possiamo far fronte a nessun impegno, e non è che il nostro mondo sia quello di qualche magari gestore che si vanta di avere capitali enormi. Tutte la gran parte dei gestori è gente abbastanza semplice che vive della propria attività, reinveste costantemente nella propria attività, come abbiamo fatto sempre noi, e purtroppo dedicando la propria vita anche alle attività. Quindi non ci sono tesoretti da mettere a disposizione per star fermi chissà quanto tempo. Come tante attività, anche noi, se non ci mettiamo in moto, non so quanto potremmo durare, ecco, perché abbiamo anche noi degli impegni che vanno comunque onorati, però in questo modo è impossibile. Dopodiché tutta la parte della nostra, come dire, caratteristica di struttura è sicuramente importante anche a livello socioculturale, perché la gente si sta sempre di più, come ha detto anche Omar, innervosendo. Hanno bisogno di comunque socializzare e quindi, come si sente a dire in questi ultimi tempi, speriamo che sto vaccino risolva al più presto il problema, perché da quello che abbiamo capito non ci sono altre strade, non ci lasceranno aprire finché non cala questa tensione sanitaria. Però il problema è che, pur avendo aperto, come ho detto prima, in quella piccola fase, è stato comunque un impegno
su tutti i fronti, economico e anche organizzativo, che non ha purtroppo generato una continuità. Sul più bello, che stavamo prendendo il ritmo, ci hanno ribloccati di nuovo. Quindi anche per noi essersi messi in moto e poi fermarsi di nuovo è stato comunque un ulteriore danno, ecco. Forse delle volte si valuta anche che se stavamo fermi forse era anche meglio, da un lato economico parlo, perché sembra di no, ma quando rimetti in ordine attività ferme da mesi e la riorganizzi in tutti i settori, comunque rimetti in moto una macchina di costi che poi ti arrivano dopo 30-60 giorni da pagare, e quindi quello che abbiamo incassato in un mese è stato poco, anche perché la gente i primi 2 settimane era comunque molto disorientata e i numeri erano comunque bassi come affluenza. Poi pian piano si vedeva un piccolo ritorno a chiamiamola una sorta di normalità, e sul più bello ci hanno ribloccato, quindi ci hanno dato l'illusione a noi e alle persone che potevamo ritornare a fare quello che facevamo prima. Abbiamo cercato in tutti i modi di rispettare comunque le regole che ci hanno dato, cosa che non è successa purtroppo in qualche parte d'Italia, e non solo d'Italia, ma per colpa di 1 o 2, non è che possiamo chiudere tutta la nostra filiera e la nostra attività. Era da punire chi non ha rispettato le regole, come succede in tutti i settori, penso. Quindi, sì, guarda, io mi sono d'accordo che alcuni purtroppo vedo e ho sentito che forse non riapriranno più, ci sono dei locali che sono presi, sì, diciamo che andando avanti così si va sempre peggio, e quindi mi auguro che questo appello che fai tu e che fa anche Omar sia un modo anche per muovere qualcosa e perché vi dà la giusta possibilità di lavorare entrambi, perché comunque questo è un settore che comunque ha le sue spese e comunque siete anche risarciti delle vostre perdite. E mi auguro che questo accada, perché deve esserci più rispetto per il vostro settore, ecco, questo manca. Il problema manca nostro, perché non è proprio seguito, e io mi auguro che si riesca proprio ad ottenere questo adesso. Quello che infatti a me dà rabbia, io ci siamo, nel mio caso, io con l'etichetta discografica, in quest'anno la mia sopravvivenza è stato il vivere ancora di musica, il lavorare, ma quindi investire, perché lavorare editorialmente e discograficamente vuol dire investire. Grazie al cielo la mia attività parallela, appunto l'etichetta discografica, è in piedi da 10 anni e per quanto possono non sembrare tanti, ho già parecchio da raccontare e diversi artisti per cui lavorare. Ma io mi ritengo un privilegiato, ma oltre me e qualche etichetta che sta lavorando e continuando a lavorare, io parlo dei miei colleghi, parlo di tanti musicisti, altri capi orchestra, imprenditori che si sono ritrovati a doversi reinventare a 40, 50, 60 anni. E sapete benissimo che in Italia, quando vai a bussare alle porte, a lavorare, a chiedere di lavorare umilmente, perché la nostra categoria si è umilmente rimboccata le maniche, c'è chi è andato a fare l'autotrasportatore per i corrieri, c'è chi è andato a lavorare per Amazon e hanno fatto anche estrema fatica, hanno trovato tanta difficoltà a 50 anni a trovare da lavorare, perché come sapete benissimo si predilige, si dà la precedenza ai giovani, perché chiaramente le aziende hanno costi contributivi inferiori, e quindi il mio dispiacere, il mio rammarico, la mia tristezza è quella di vedere tante persone che hanno studiato, speso una vita per quello che è la loro attività, la loro passione e che è la musica, appunto, la loro attività per tanti anni, si sono dovuti ritrovare a rimettersi in discussione e con tanta difficoltà hanno anche avuto a provare di trovare un'attività. Questo è quello che mi dà rabbia, vedere, certo, che perdiamo anche tanti validi professionisti, musicisti, che anche se non tocca la mia orchestra personalmente, ma io sono rattristato e arrabbiato ugualmente, perché grazie al cielo ancora dei miei 8 ragazzi li ho tutti al mio fianco. Ma qui adesso dobbiamo non fare come i cavalli, pensare al nostro orticello, dobbiamo guardare, perché se va male un mio collega, certo, se va male il mio settore, ne paghiamo tutte le conseguenze. Bravo. E comunque noi portiamo divertimento, come ha detto Giannino, certo, portiamo cultura, portiamo tradizione, innovazione,
portiamo voglia di socializzare. Se perdiamo quello, perdiamo tutto. Stiamo perdendo la socializzazione, caspita. Col stare in casa, rinchiusi, forzatamente, rincoglioniti, concedetemi il francesismo, rincoglioniti da internet, da YouTube, dai social, non c'è più dialogo. E poi noi siamo già uomini, siamo già persone adulte, ma pensate ai ragazzi giovani, con sta cavolo di dad, di scuola, col computer, si perde quello. Guarda, ha cambiato tutto più belli, quanto. Perdono le cose più belle di andare al parco con gli amichetti a giocare a pallone, il chiacchierare nella ricreazione durante le ore scolastiche. Che tutta questa situazione qua cambi. Per me è una cosa terribile. Sì, io ti ringrazio, mi auguro che questa situazione cambi. Per me questo è stato un appello anche da parte vostra. Speriamo che qualcosa si muova, se tutti riusciamo a mandare il nostro messaggio e a smuovere qualcosa. Io intanto vi ringrazio per essere stati qua con me, che chiudo il collegamento. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata. Grazie a voi. E grazie per essere stati qui e cerchiamo di pensare in modo positivo. Non perdiamo la grinta, ragazzi. E sempre mai avanti, come bisogna dire, non fermarsi, come dicevi tu Omar, mai non fermarmi, la tua canzone? La mia canzone, mai arrendersi. La canzone che ci sta a pennello è quella dei Queen, The Show Must Go On. Lo spettacolo deve continuare. Show Must Go On. Ragazzi, vi do un saluto, buona Pasqua intanto, perché ormai ci siamo, la nostra Pasqua è un po' alternativa questa volta, ma cerchiamo di viverla lo stesso. E niente, vi auguro una buona giornata, grazie per essere stati con noi. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Ciao ragazzi, ciao e grazie. Ciao. Ciao. Siamo qui, anche per oggi abbiamo fatto, mi sembra che abbiamo detto abbastanza, è stata una bella puntata, bella ricca, quindi niente, ci vediamo la prossima settimana, vi auguro a tutti una buona Pasqua, come potete passarla e mi raccomando, sempre spirito alto, sempre con il sorriso. Ciao ragazzi, ciao amici!